Era il 5 aprile 2020, una giornata storica per Guerriere Malo e Santarelli Cingoli, entrambe promosse in Serie A Beretta. 5 mesi dopo il destino le vuole una di fronte all'altra, la vincente del girone B di Serie A2, le Guerriere Malo, la vincente del girone C, la Santarelli Cingoli. Una sfida dalle grandi emozioni, ma che mette già in palio punti pesanti in ottica salvezza. Amici di Eleven Sports, in diretta dal Pala dell'Edda di Malo, questa è Guerriere Malo contro Santarelli Cingoli. È la prima giornata del campionato di Serie A Beretta. Chi vi parla è Alberto Braioni, Antonio Zaccaria alla telecamera per una sfida dall'importantissimo peso specifico, nonostante sia solo la prima giornata. Guerriere Malo e Cingoli, infatti, è uno scontro diretto, mette in palio punti pesanti in ottica salvezza, obiettivo dichiarato da entrambe le società e che dunque aumenta la caratura del match che andremo a vivere fra pochi istanti. Sarà una sfida sicuramente emozionante, perché le Guerriere Malo questa categoria non l'hanno mai disputata, una matricola assoluta che ha culminato un percorso di crescita costante iniziato dal 2011, anno della fondazione della società in provincia di Vicenza. Per il Cingoli invece la storia è iniziata decisamente più indietro negli annali, ma al femminile la formazione marchigiana non appariva nella massima serie da ben 24 stagioni, una generazione intera praticamente. La maggior parte delle giocatrici in campo non erano nemmeno nate. Questo a riprova appunto di quanto sia speciale questa stagione 2020-2021 per la Santarelli Cingoli in Serie A Beretta, sia al maschile che al femminile. Due roster giovanissimi, parlando appunto di giocatrici, i roster sono decisamente molto simili appunto giovanissime, ma anche totalmente, quasi totalmente autoctone. Infatti, molte delle giocatrici in campo, praticamente tutte le giocatrici in campo, sono cresciute vicino a casa e dunque oggi proveranno anche probabilmente un pizzico di emozione a scendere in campo, molte di loro ad esordire in questo campionato. A loro però, giovanissime, si affiancheranno anche alcune giocatrici più esperte che invece queste emozioni, queste sensazioni le hanno già vissute in passato, tra tutti. Parliamo di Erika Losco in casa Guerriere Malo e di Cristina Lenardon in casa Santarelli Cingoli, giocatrici di esperienza, supporto fondamentale per i roster guidati rispettivamente da Diego Menin e da Nicolas Anala per il Cingoli. Le ultime operazioni da parte degli arbitri, che si apprestano a entrare in campo insieme alle squadre maglia blu per le Guerriere Malo, maglia completo nero per il Cingoli. Ultime operazioni prima di iniziare questo match. Parlavamo prima di giocatrici, dunque andiamo a leggere anche i roster delle due squadre che scenderanno in campo. Partiamo per dovere di ospitalità dalla Santarelli Cingoli, che scende in campo con la numero 14 Chiara Bartolucci, la numero 3 Sara Bartolucci, numero 16 Ilenia Battenti, numero 4 Eva Cappelli, numero 6 Chiara Ciattaglia, numero 17 Sofia Cipolloni, numero 18 Francesca Cristalli, numero 1 Margherita Danti, numero 5 Fatima Faris, numero 22 Alice Giambartolomei, numero 7 Cristina Lenardon, numero 20 Caterina Mariniello, numero 10 Jessica Torelli, numero 2 Vaida Turchi, numero 8 Roberta Velieri, l'allenatore Nicolas Anala. Per le guerriere invece scende in campo con il numero 27 Chiara Bernardelle, numero 19 Valentina Campagnolo, numero 7 Giorgia Dallefusine, numero 10 Vanessa De Zen, numero 16 Yvonne Diulgherova, numero 14 Francesca Faccin, numero 15 Ilaria Lain, numero 8 Erika Losco, numero 6 Savica Merchichi, numero 9 Arianna Peruzzo, numero 17 Anna Pozzer, numero 22 Marta Pozzer, numero 4 Beatrice Spagnolo, numero 13 Melanie Young, numero 90 Giulia Zambon e il numero 26 Jessica Zanella, lei che
siede in panchina a onor di firma, però, perché sostanzialmente indisponibile e non a disposizione appunto del coach Diego Menin. Gli urli prepartita a destra e a sinistra, Guerriere Malo e Cingoli pronti a scendere in campo, il saluto delle ragazze di casa a Sara Maestrello, invece anche lei infortunata e non disponibile per la gara di oggi. Parlavamo di giocatrici, andiamo a dare un cenno anche ai nuovi volti delle due squadre. Per il Cingoli, due innesti dal Chiaravalle, entrambe 2004, hanno abbassato ulteriormente la già età media molto bassa della squadra marchigiana. Si tratta di Caterina Mariniello e Alice Giambartolomei. Invece le Guerriere Malo hanno pescato dall'estero per andare a puntellare il proprio roster. Sono arrivati infatti il portiere Yvonne Dulgherova e il numero 6 Savitsa Merchichi. Pochi istanti all'inizio del match, Cingoli in maglia nera, Guerriere Malo in maglia blu, il primo pallone in mano a Erika Losco. Eccolo il fischio d'inizio, è Serie A Beretta. C'è un problema al tempo che è partito qualche istante dopo, ma nessun problema. Eccoli i primi saluti di rito, i primi palleggi, i primi passaggi di questo nuovo campionato. Si gioca a porte chiuse ovviamente a causa delle limitazioni per il Covid. Il primo pallone lo manovra le Guerriere Malo, la in non aggancia e dunque concede il primo possesso alla Santarelli Cingoli. Torelli prova subito la numero 10 ospite, para Dulgherova con la prima parata del proprio match. Di nuovo avanti le Guerriere, una 6-0 quella del Cingoli, ben raccolta sui 6 metri. Si alza Merchichi, para battenti con l'aiuto del palo e riparte il Cingoli in velocità. Cipolloni, serve Faris che però ha invaso l'area dei 6 metri. Dunque di nuovo palla in mano alle Guerriere, dalle fusine, passi fischiati dagli arbitri, fase confusa del match. Parlavamo appunto di emozione, bisognerà perdonare anche qualche errore tecnico di troppo a queste ragazze che hanno entrambe le squadre hanno rincorso un sogno. Le Guerriere l'hanno coronato nella scorsa stagione, l'avevano già sfiorato un anno prima con le Final Eight a Cassano Magnago. Discorso probabilmente anche più emozionante per la Santarelli Cingoli, loro che l'avevano conquistata sul campo una promozione e invece l'hanno ottenuta veramente l'anno successivo. Il primo gol è di Cristina Renardon, 1-0 per la Santarelli Cingoli e rigore, tiro dai 7 metri per la Guerriere. Se l'è guadagnato Ilaria Lain, proverà a trasformarlo contro battenti. In doppio appoggio Ilaria Lain, è il primo gol anche per le Guerriere. 1-1 dopo 2 minuti e 32 secondi. Ora abbassa il ritmo la Santarelli Cingoli. Torelli, Velieri, Torelli, c'è l'incrocio di Cipolloni che viene servita adesso, il tiro in doppio appoggio a rete, tocca di Dulgherova ma non basta. 2-1, prova adesso in velocità le Guerriere Malo, si alza Merchichi e segna un grandissimo gol Savitsa Merchichi, giocatrice macedone, classe 1991.
Nuovo avanti il Cingoli. Manovra sempre Velieri. Eccolo il sottomano, non va. E Giulgherova lancia in contropiede Losco. Erika Losco, tre passi e via, rete. Guerriere Malo avanti 3-2. Un contropiede colpisce Erika Losco, giocatrice più esperta in campo, lei che la Serie A 1 invece l'ha disputata più di una volta. Dicevamo, Losco da una parte, Lenardon dall'altra, sono le giocatrici con più esperienza nel massimo campionato femminile. Si butta dentro Cipolloni, non va però. Para Dulgherova, Mirkic in velocità. Serve Anna Pozzer che però abbassa il ritmo. Dalle Fusine, Mirkicki. Manovra Giorgia Dalle Fusine, capitano delle Guerriere Malo. Mirkicki per Dalle Fusine, duro contatto su di lei, doppio duro contatto. E ne esce un tiro dai 7 metri guadagnato dal capitano delle Guerriere Malo. Con annessa munizione per una giocatrice ospiti. Andrà Mirkicki dai 7 metri. Una finta, il tiro a rete, in sacca elegantemente Savica Mirkicki. Si alza Cipolloni, subisce fallo però. E di nuovo avanti il Cingoli, Torelli, Cipolloni, non c'è spazio per servire Lenardon, allora va l'uno contro uno con la in Torelli, Velieri, scarica per Cipolloni, si alza e non inquadra la porta. Manca il gol alla Santarelli Cingoli da qualche azione, ora le guerriere decidono di manovrare. Non c'è spazio per Losco che prova a giocare velocemente. Mirkicki dalle Fusine, si butta dentro sui 6 metri, sfondamento. Può ripartire quindi la Santarelli Cingoli. Non con estrema velocità ma neanche troppo lentamente. Cipolloni, Torelli prova la veloce, Mirkicki la mura e lancia in contropiede per Anna Pozzer che però non aggancia. Cipolloni, Torelli, Lenardon converge verso il centro, cerca di servire Fatima Faris, però non aggancia, non sembrava nemmeno troppo intenzionata a ricevere il passaggio, forse anche leggermente inaspettato. Un'altra possibilità per il Cingoli, Torelli, Faris che esce dai 6 metri, si butta dentro Velieri e un gran gol questo. Con coraggio, sfruttando lo spazio creato dalle compagne, Cingoli si porta sul meno 1, 4-3. E manovrano le guerriere. Chiama lo schema dalle Fusine, gira la palla con la in. Dalle Fusine, la in si sposta sulla destra, un doppio pivot le guerriere, una bordata di Mirkicki. Ben contenuta pur con qualche difficoltà da Velieri che però porta a casa una grande difesa che dà fiducia e coraggio anche alle compagne. Lenardon dall'altra parte, Cipolloni, non c'è spazio, va dentro ancora Velieri, rete della Santarelli Cingoli. Prendono fiducia le giocatrici ospiti che si partono sul 4-4. Ora serve il gol alle guerriere per tornare in partita.
Sempre le guerriere alla manovra, dalle fusine, Losco, Anna Pozzer converge, Merchicchi, line, c'è il braccio del passivo però per le guerriere, prova il suggerimento per Losco che non aggancia, una fase un po' confusa, di nuovo passivo, Merchicchi si carica del tiro, la parata di battenti e il fallo di dalle fusine su Cristalli, che dunque concede un maggior respiro al Cingoli. Prova, eccola Cristalli che però trova il fischio arbitrale contro la sua azione, dunque di nuovo avanti le guerriere, la in l'uno contro uno con Cipolloni, non c'è fallo e c'è anche la parata di battenti. Non viene ravvisato il fallo su Torelli e di conseguenza viene dunque ravvisata l'invasione nell'area difensiva. Quindi è altro possesso per le guerriere. Sfondamento abbastanza netto questo fischiato nei confronti di Lain. Avanza Torelli. In velocità Torelli, probabilmente anche questo non uno sfondo, non ravvisato però dagli arbitri. Lenardon, Cipolloni si alza, Sofia Cipolloni trova la mano sinistra di Dulgherova. Velieri, Torelli, braccata dalla difesa, bella però la scalata per Lenardon che infila sul primo palo. Yvonne Dulgherova segna Cristina Lenardon col numero 7. E ora avanti la Santarelli Cingoli, 5-4, 10 minuti e 50 sul cronometro. Merchicchi, bello suggerimento per la in che ha spazio per andare a concludere, però alza troppo il mirino. E non c'entra lo specchio della porta. E qua c'è un piede invece di Torelli, probabilmente deconcentrata anche dall'avvenimento precedente, era caduta a terra una compagna. Dalle fusine, ancora uno sfondamento fischiato contro Giorgia dalle fusine. Abbassa il ritmo a Santarelli Cingoli e manovra con Torelli in posizione di centrale, scambia con Velieri e Cipolloni. Cipolloni, una finta, palla per Velieri, eccolo lo schema che si chiude con Torelli che però non conclude adeguatamente. Esce Anna Pozzer, entra Vanessa De Zen. Sull'ala sinistra e manovra Mirchicchi da centrale. Bello suggerimento per Losco che guadagna un tiro dai 7 metri. Si è smarcata Losco con esperienza. È andata a conquistarsi questo tiro dai 7 metri. Cambio tra i pali, esce battenti, entra Danti. Cambia anche la tiratrice dei 7 metri, va dalle fusine dopo che è andata la in e Merchicchi. Una finta in doppio appoggio dalle fusine, spiazza completamente il portiere. E trova la parità. Si accomoda Danti, rientra a battenti.
manovra al Santarelli Cingoli, sempre Torelli, doppio scambio con Cipolloni, sale Cipolloni, si alza Sofia Cipolloni, è un gran gol questo, tempismo perfetto per la classe 98, numero 17. Lain non scarica adeguatamente per Mertichi, che dunque deve ricominciare. Rifiata Losco, entra Marta Pozzer. Dalle Fusine chiama lo schema da terzino sinistro. Lain, Savica, Mertichi, passivo segnalato dagli arbitri. Lain si alza, ma ne esce una conclusione prevedibile. Lenardon contro Bernardelle, si torna verso il centro, Torelli si butta dentro, Velieri guadagna un tiro dei 7 metri, cartellino giallo per Marta Pozzer. E viaggio dei 7 metri per la Santarelli Cingoli, ci va Cristina Lenardon. La alza sopra la testa di Dulgherova, ma la traversa le nega il gol. Nulla di fatto dunque, Cingoli però rimane avanti. La veloce di Mertichi per Losco, però viene fischiato uno sfondamento ai danni di Erika Losco. Velieri in velocità per Cristalli. Dulgherova con l'aiuto del palo. Per il pareggio le guerriere, Mertichi dalle Fusine, Mertichi serve benissimo Losco, c'è grande intesa tra Mertichi ed Erika Losco. La palla però esce nel parcheggio del Pala dell'Edda, gli arbitri non se ne ravvedono, eccolo, che fermano il tempo. Consentita anche la reazione del Pala dell'Edda. Il pieno rispetto delle norme Covid. Cambio del pallone, giustamente arrotolato su cemento e erba al di fuori del Pala dell'Edda, e si riparte. Entrata Ciattaglia col numero 6 al posto di Torelli, che rifiata dopo 16 minuti di gioco. Cipolloni servita da Velieri, ancora Sofia Cipolloni, gran giornata per lei al tiro. Avanti Cingoli sul più 2. E manovrano le guerriere, Mertichi, Lain, c'è spazio per Ilari Lain, non c'è nessun fischio da parte degli arbitri, si è buttata dentro tra Cipolloni e Ciattaglia, c'è la parata di battenti, Ciattaglia in velocità, l'affronta Mertichi, para Dulgherova, Losco può ripartire, dalle Fusine preferisce ragionare. E manovra con calma, sempre Mertichi da centrale. Sempre Lain sul terzino destro e sempre dalle Fusine sul terzino sinistro. Mertichi si alza il tiro, battenti para a due mani. L'aspettata là. Cartellino giallo per dalle Fusine. E time out chiamato da Diego Menin.
Rientrano dal timeout le squadre. Si ripartirà dalla linea centrale di metà campo. Manovra dalle fusine. Mierkiki dalle fusine. Lain dalle fusine, tornata da centrale. Lain si alza, Mierkiki, anzi no, serve dalle fusine che va per Bernardelle, segna Chiara Bernardelle col numero 27, scusate. Ciattaglia, entrata al numero 3 Sara Bartolucci al terzino sinistro, contatto di De Zen nei confronti di Velieri. Ciattaglia, Velieri si butta dentro, Sara Bartolucci para di Ulgherova, gran parata questa, si aiuta col palo. Parte in contropiede dalle fusine, Losco la alza sopra la testa di battenti, Erika Losco. 7 per le guerriere, 8 per la Santarelli Cingoli. Bartolucci Sara. Velieri, Cristalli, Ciattaglia, Ciattaglia ancora, ancora di Ulgherova con il palo, sta alzando il numero delle parate di Ulgherova, dalle fusine, rischia i passi ma rimedia e ritorna in carreggiata. Mierkiki, Lain, Bernardelle dalla destra, questa volta non va. Il pallone ancora che transita fuori dal pala dell'Edda. Ciattaglia da centrale, manovra con Sara Bartolucci, Velieri verso i 9, anche Sara Bartolucci però, il tiro si spegne sopra la traversa di Ulgherova, sta prendendo fiducia dalle guerriere Malo, che ora vanno per il pareggio. Mierkiki dalle fusine, subito in angolo per De Zen, un gran gol questo di Vanessa De Zen, un'intuizione di Giorgia dalle fusine. Parità 8-8, 20 e 45 sul cronometro. Ciattaglia, Sara Bartolucci, Ciattaglia da centrale. Ancora per Bartolucci, non la contiene la in, anzi sì. Ripartirà dai 9 del Cingoli. Sfugge il pallone dalle mani di Sara Bartolucci. E ripartono le guerriere. Mierkiki. Si alza Savita Mierkiki con un fallo però. La difesa del Cingoli. Da Fatima Faris ad arginare la giocatrice macedone. Dalle fusine, Lain, Mierkiki, dalle fusine, Lain,
taglia Bernardelle, si posiziona a doppio pivot, Merchichi perde Zen, ancora dalla sinistra Zen, questa volta il palo, Bernardelle sui 6 metri, gli arbitri faranno ripartire le guerriere dai 9. Fatima Faris chiama un'interruzione del gioco per far asciugare il campo. Sette minuti e 44 al termine del primo tempo. Merchichi, una bomba di Merchichi sul palo. La in però raccoglie e dà un'altra possibilità alle guerriere. Stavolta il tandem Merchichi-Losco non chiude la propria azione. Velieri vede intercettato il proprio passaggio da Merchichi e dunque si riparte con calma. Lenardon, sarà Bartolucci. Ciattaglia si butta dentro perché c'è spazio e va a segno. Chiara Ciattaglia di nuovo avanti il Cingoli. La in cambia di direzione, serve Losco, a cui però viene fischiato uno sfondamento. Aveva trovato la via della rete Erika Losco, ma gli arbitri non hanno voluto sapere. Para ancora Giulgherova sulla conclusione di Velieri. Bartolucci, il palo, non c'è deviazione e dunque si riparte dalla linea laterale. Nuovamente per il pareggio le guerriere dalle Fusine. Esce Losco, serve la in, Merchichi dalle Fusine per Zen, non c'è spazio, si alza dalle Fusine, troppo centrale però la sua conclusione, ha parato Battenti e riparte con Lenardon, prova a superare la in che la contiene con un fallo. Butta dentro Ciattaglia, non trova la rete, lancia Giulgherova per la in, che segna in contropiede, trova il pareggio, Ilaria la in, 9-9, 5 minuti abbondanti al termine della prima frazione, perfetta parità al Pala dell'Edda. Sara Bartolucci, Ciattaglia, contiene in difesa dalle Fusine la in e di nuovo avanti il Cingoli. Velieri, Ciattaglia si butta dentro, non trova la porta, aveva spezzato Giulgherova ma non ha centrato i tre legni difesi dal portiere bulgara. La in, Merchichi torna a fare il centrale, si sposta dalle Fusine sulla sinistra, dalle Fusine libera lo spazio per uno contro uno di Merchichi che va dalla in, che va in sottomano ma non trova la rete. Time out chiamato dalla panchina del Cingoli. Nicola Sanalla striglia le proprie ragazze, prende in mano la propria lavagnetta e si appresta a dare indicazioni per questi ultimi 4 minuti abbondanti del primo tempo. Dall'altra parte anche Diego Menin
a dare indicazioni in fase difensiva, soprattutto lo si intuisce dalla sua gestualità. Di nuovo in campo le due squadre, Cingoli che attacca da destra verso sinistra, posizione di centrale Ciattaglia, non ci sono stati cambi rispetto all'interruzione chiamata proprio da Nicolas Anala. Bartolucci arriva in velocità, Velieri che serve Fatima Faris, c'è il contatto con la in, c'è il tiro dei 7 metri conquistato dalla giocatrice numero 5 ospite. Lenardon contro Diulgherova, il fischio degli arbitri, va Lenardon ancora con il pallonetto, ancora sulla traversa, allarga le braccia Nicola Sanalla, chiaramente non soddisfatto delle scelte prese da Cristina Lenardon al secondo errore dei 7 metri. Opportunità ghiotta dunque per le guerriere, che possono passare in vantaggio dalle fusine. Mirchicchi si alza, il tiro, buca battenti, rete dei Savica Mirchicchi, di potenza la numero 6, e vantaggio guerriere. A ritmo blando la Santarelli Cingoli, Ciattaglia, Sara Bartolucci, Ciattaglia, ecco il servizio per Velieri, si butta dentro. E anche un po' di fortuna, perché la palla colpisce il palo e poi la schiena di Diulgherova. Dalle fusine, Lain, Mrkichi, dalle fusine, scambia ancora con la Macedone. Esce male Ciattaglia, la in non riesce ad entrare però e recupera palla al Cingoli. Lenardone in contropiede, serve Velieri che segna il 10 pari. Ha sfruttato l'occasione il Cingoli per riportarsi in vantaggio. Undici a 10, un minuto e mezzo al termine. Line in doppio pivot le guerriere, si alza Mirchicchi e segna di nuovo il pareggio, sta prendendo confidenza Savica Mirchicchi. Hanno attirato su di loro la difesa le due giocatrici posizionatosi al pivot, liberando lo spazio per Mirchicchi. Rischia di entrare, non riesce però il Cingoli. Ciattaglia, Velieri, Sara Bartolucci, una finta che manda al bar la in e segna Sara Bartolucci. Dodicesima rete per la Santarelli Cingoli. 25 secondi al termine del primo tempo, manovra dalle fusine, esce Losco, line dalle fusine, serve Bernardelle che va al tiro ma non angola e centra battenti. Ultimo possesso verosimilmente per la Santarelli. Bartolucci, Mirchicchi difende al di fuori dei propri 6 metri, ultima azione
Il Nardon pasticcia. Ed ecco, avete sentito anche la sirena del fine primo tempo. Ci sarà un tiro franco, dunque. Se ne carica Sara Bartolucci. Il tiro troppo alto. E dunque, duplice fischio da parte degli arbitri. Finisce qui la prima frazione. Cingoli 12, Guerriere Malo 11. 10 minuti circa dunque adesso di riposo dopo questi primi 30 minuti. Un attimo di pausa anche per noi e a fra pochissimo.
Ben ritrovati al Pala dell'Edda dopo l'intervallo di Guerriere Malo Santarelli Cingoli. Si è chiuso sul 12-11 per il Cingoli la prima frazione. Ora palla in mano al Cingoli per provare a incrementare il punteggio, mentre le guerriere avranno l'obbligo di provare a rientrare in carreggiata. Cingoli in possesso di palla. Sono rientrate Cristalli, Velieri, Ciattaglia, Cipolloni, Lenardon e Fatima Faris, le sette che avevano cominciato il match, ad eccezione di Ciattaglia, che ha sostituito Torelli. La in argina proprio la numero 6. Ciattaglia, Velieri, il cambio di direzione, torna sui 9, spedita sui 9 da Dali Fusine. Ciattaglia prova a servire Cristalli, che non aggancia, e recupera Bernardelle. Avanti le guerriere, Mirticchi, Dalle Fusine, Losco da terzino, Marta Pozzer da pivot, sull'ala destra la in, sull'ala sinistra Bernardelle. Si butta dentro Chiara Bernardelle, segna. Velieri dall'altra parte, fischiata probabilmente una doppia. Losco lancia per la in, sbilenco però il suggerimento di Erika Losco. Lenardon contro Marta Pozzer. Si torna sui 9, ancora Lenardon. Serve Cipolloni che però non aggancia. E dunque deve ripartire con calma il Cingoli. Ciattaglia si alza il braccio del passivo, 6 passaggi per andare al tiro. Ciattaglia prova lo scavalcamento, però ha scelto probabilmente la giocatrice peggiore per questa mossa, cioè Savic Mirticchi. Si alza Cipolloni, il tiro spiazza di Ulgherova. Di nuovo avanti il Cingoli, 13-12. Mirticchi prova a far tutto da sola, scarica per Bernardella, viene fischiato però i passi a Savica Mirticchi. Ciattaglia, Velieri, prende velocità Cipolloni, ma serve Ciattaglia. Lenardon risale verso il centro, va Cristina Lenardon, arrivano i 2 minuti per Ilaria Lain. Anche al cronometro, che ha proseguito la propria marcia nonostante il fischio degli arbitri. Dunque bisognerà togliere qualche secondo di troppo. Ricordiamo gli arbitri, i signori Alborino e Farinaceo, il commissario al tavolo è il signor Riccardo Cozzula.
e si rigioca. Ciattaglia si butta dentro e sfonda la porta. Chiara Ciattaglia. Più due Santarelli Cingoli, che prova a scavare un solco più importante. Palla in attacco fischiato dalle guerriere, che cestinano un altro possesso. Non è contento Menin in panchina. Per il più 3 la Santarelli Cingoli, possesso importante questo. Cipolloni, Ciattaglia, rientra Velieri, troppi passi però, velocizza la manovra di Ulgherova. Menin col cartellino del timeout in mano, capisce che questo può essere un passaggio decisivo del match. Merchicchi, Bernardelle, Anna Pozzer da centrale, subentrata a colmare l'assenza di Lain, ancora fuori per i due minuti. Merchicchi, Anna Pozzer, Merchicchi, Merchicchi va al tiro, le ginocchia di Battenti, la recupera però Merchicchi e 7 metri. Le fusine dei 7 metri contro Battenti, rete di Giorgia dalle fusine. Meno 1 guerriere, rimane sempre agganciato al match il team di Diego Menin. Velieri, colpita al volto Ciattaglia dalla in, appena rientrata dai due minuti. Ciattaglia, intercetta Losco, però c'è un fallo precedente. Lenardon prova a fare tutto da sola, ma se riparte sempre dai 9 metri, pochissimo angolo per Lenardon, difficile fare di più da quella posizione. Passivo, Ciattaglia, scarica non benissimo per Velieri, manovra macchinosa delle Santarelli Cingoli. Dai 9 ancora Cingoli, due passaggi, si alza Cipolloni, troppo alto. Merchicchi va da sola e segna, pareggio delle guerriere dal meno 2 di pochi minuti fa, si passa di nuovo in parità. Non vuole avere un padrone questo match, ma è ancora lunghissima. Ciattaglia, è rispedita sui 9 Cipolloni. Ciattaglia, Velieri si butta dentro e ripartirà dai 9. Si butta dentro ancora Cipolloni, c'è un fischio contro di lei. Due minuti ai danni di Roberta Velieri.
dalle fusine. Ghiotta occasione per le guerriere in superiorità numerica. Merchicchi, serve Bernardelle, rete, è uscita male Cristalli. Bernardelle la punisce. Sono avanti le guerriere, più uno. Il servizio per Cristalli. A uomo c'attaglia, marcata stretta da Dalle Fusine. Lenardon capisce tutto la in. Guerriere in un buon momento del match. Losco in velocità prova a servire Dalle Fusine, però c'è un tocco da parte di Ciattaglia e ora le guerriere manovrano per il più due. Anala strilla contro le proprie giocatrici, chiede attenzione, è fondamentale per loro non prendere gol. Possesso importante per le guerriere. Dalle Fusine maltrattata sulla linea dei 6 metri dalle giocatrici ospiti, si torna dai 9. Losco la in, Dalle Fusine serve benissimo Bernardelle, rete ancora lei Chiara Bernardelle, avanti le guerriere sul più 2. Time out Anala. Cingoli in netta difficoltà, guerriere in un gran momento. Merchicchi ha attirato tutte le attenzioni difensive su di lei, ha liberato lo spazio per Bernardelle che è stata servita e ha segnato il più 2 dal meno 2 di qualche minuto fa, adesso è più 2 guerriere. Ottimo parziale per le ragazze di Diego Menin. Ora la panchina del Cingoli prova a fermare il buon momento della formazione di casa con un time out. Deve ricomporsi la formazione ospite. Si rientra dal time out e si riparte, più 2 per le guerriere. E Cingoli ha assolutamente bisogno di un gol. Cristalli, una finta su Bernardelle, eccolo, l'abbiamo chiamato, si discatta Cristalli dopo probabilmente l'errore precedente, adesso trova la rete del meno 1 per il Cingoli. Va dentro questa volta Erika Losco, non trova la rete. È scoperta ora la difesa delle guerriere Malo. Avanza il Cingoli, ci attaglia, supera Dalle Fusine, supera Merchicchi, supera tutti praticamente. Ci attaglia e va a segno, è pareggio. Si è vaporizzato in un amen il vantaggio costruito dalle guerriere, che ora devono tornare al gol. Pozzer si libera sui 6, ma anzi no, perché deve tornare dalle 9, c'è stato un fallo su di lei. Dalle Fusine, taglia Bernardelle in doppio pivot, Merchicchi, Dalle Fusine, serve la in, c'è una deviazione non ravvisata però dagli arbitri, che forse hanno ravvisato un'ulteriore deviazione, anzi no, si riprenderà appunto dalla linea dei 6 metri, hanno deciso che la palla era uscita dalla linea di fondo e dunque di nuovo avanti il Cingoli. 11:45 nel secondo tempo, è lunghissima ancora, ma è ancora in pareggio la gara.
Torelli rientrata in campo nella sua posizione da centrale, intercetta e recupera la difesa delle Guerriere Malo, ma gli arbitri non sono d'accordo. Faris riparte, Cipolloni si alza il tiro, rete, ha segnato Sofia Cipolloni, mentre è entrata Eva Cappelli con il numero 4 per il Cingoli. Losco serve Marta Potter, giocata in velocità delle Guerriere, va a segno Marta Potter. Cipolloni la in, la contiene energicamente. Cappelli, Torelli, Velieri, Cristalli, Torelli, Cipolloni, non c'è spazio, ora sì per Torelli che si butta dentro, serve Velieri, la scalata per Cristalli, il ginocchio di Dulgherova. Dalle Fusine, da centrale, Losco da terzino destro, c'è Marta Pozzar a sostituirla da pivot. Merchichi, una finta, serve Bernardelle che va al tiro, ha parato Battenti con il piede sinistro. Cristalli, Torelli a ritmo blando, la Santarelli Cingoli per cercare di costruire il miglior possesso possibile. Torelli, Velieri, Cipolloni, cambio di direzione, serve Velieri, braccata da Dalle Fusine. Cipolloni non aggancia, scivola il pallone dalle mani di Sofia Cipolloni. Merchichi per Losco, lo scavalcamento va dentro, gran parata di Battenti, però c'è il fallo ravvisato su Erika Losco, lo ha commesso Eva Cappelli che deve sedersi in panchina a causa di 2 minuti rifilatogli dagli arbitri, e ci sarà anche un giro dei 7 metri. Ci torna Merchichi con il numero 6. Silenzio tombale al Pala dell'Edda, Merchichi con una soluzione di pura esperienza, nessuna finta, solo precisione, nemmeno tanta potenza, ma quanto basta per beffare Battenti, che sicuramente non si aspettava questo tipo di conclusione. Cipolloni, non sa che fare, riesce a servire Torelli. Dalle Fusine non si accorge che arriva il pallone, lo recupera Losco che frana contro la propria compagna che rimane a terra. Si rialza il capitano delle Guerriere Malo e lascia la cabina di regia a Merchichi, che serve in un battibaleno Marta Pozzer, che subisce fallo. Merchichi, Losco, si butta dentro Erika Losco tra primo e secondo, la parata di Battenti, Bernardelle veloce, Merchichi, lo scavalcamento, serve Bernardelle che però commette una doppia. Si alza l'incitamento dei pochi addetti ai lavori ammessi al Pala dell'Edda. Torelli, Cristalli, non c'è spazio per andare verso la porta, passivo Velieri, Cipolloni, la in, la contiene
Rientra Cappelli dai due minuti. Ci sarà per forza il tiro, c'è il passivo che incombe. Cipolloni, Velieri, Cipolloni, passivo fischiato. Losco, veloce per Bernardelle che va in contropiede. Chiara Bernardelle ha parato battenti. Non ha agganciato al primo contatto col pallone Chiara Bernardelle. E dunque è arrivata troppo lanciata, troppo sbilanciata sui 6 metri. Non è riuscita a infierire e a raggiungere il più 2. Cipolloni si alza, l'aspetta lì di Ulgherova. Ha parato la portiere bulgara. Losco in velocità, Mirkicki. Si alza Savica Mirkicki, è un grandissimo gol questo. Savica Mirkicki nel momento del bisogno porta le guerriere sul più 2. Torelli in velocità, ma smorza la propria manovra. Rientra Sara Bartolucci, esce Sofia Cipolloni. Ma sempre Torelli in cabina di regia. Sara Bartolucci, Velieri, Sara Bartolucci affronta la in con un fallo. Ancora il cingolo in avanti. Bartolucci. Mirkicki aveva capito tutto, però c'è stato un fallo precedente. Ancora il cingolo in avanti, c'è il passivo. Va al tiro la formazione ospite, ma non inquadra la porta. Per il più tre le guerriere, Mirkicki. Due palleggi di via per Losco, che serve forse con un attimo di ritardo la in, deve ricominciare. Dagli 11 metri le guerriere, con calma Mirkicki, scambia con Bernardelle. 18 minuti e 20 secondi sul cronometro del secondo tempo, ne mancano 11 abbondanti, è lunghissima ancora, ecco il passivo. Losco scambia con la in, troppo statica questa manovra, ci pensa dalle fusine, però non va a segno perché trova la risposta comoda di battenti. Non ben gestito questo possesso dalle guerriere, che ora devono difendere. Pasticcia ancora dal cingoli, un altro possesso per le guerriere, nuovo tentativo per il più 3. Dalle fusine Mirkicki, Losco ormai stabilmente da terzino destro con Marta Putzer nel ruolo di pivot. Ecco la servita, la numero 22, che non aggancia. Quindi si riparte da Mirkicki, che si alza, serve Losco. Che non va, non riesce ad andare al tiro. A causa di un fallo della difesa marchigiana, Mirkicki dalle fusine si butta dentro, ma non c'è spazio, o meglio c'è spazio per un tiro forzato, e dunque si riparte dai 9, 10 minuti al termine. Mirkicki va al tiro, il palo ferma Savica Mirkicki. Velieri in velocità al cingoli. Sara Bartolucci, Velieri, scarica per Cristalli che va al tiro, rete. Rete della Santarelli Cingoli, meno 1. Siamo sempre lì, mai più di 2 gol di vantaggio per uno o per l'altra squadra. Equilibrio totale al Pala dell'Edda. Si entra nella fase calda, gli ultimi 10 minuti del match. Dalle fusine la in, Losco, il passaggio per Mirkicki che infila sul primo palo, battenti di nuovo sul più 2 le guerriere. Il tandem di esperienza delle guerriere, Losco Mirkicki, colpisce ancora. Torelli,
Velieri, Sara Bartolucci per Torelli, manovra ora Sara Bartolucci, Velieri rischia di perdere il pallone, ma lo recupera Sara Bartolucci, va al tiro di Ulgherova con un riflesso, ha recuperato la posizione all'ultimo Yvonne di Ulgherova, mentre si prepara a rientrare Cipolloni. Merchicchi dalle fusine, Merchicchi con calma le guerriere per il più tre. Serve Losco, si butta dentro, c'è sfondamento, ha trovato l'opposizione pulita di Cappelli e dunque di nuovo possibilità per il singoli per il meno uno. Cristalli, va ancora lei, trova ancora la risposta di Ulgherova, ma c'è il fallo fischiato contro Chiara Bernardelle. Si torna sul binario centrale, quello dei 7 metri. Cipolloni contro di Ulgherova, sguardo, gioco di sguardi tra le due. Una raccomandazione da parte degli arbitri. E si viaggia, Cipolloni contro di Ulgherova. Il tiro para di Ulgherova, la parata di Yvonne di Ulgherova. Parata fondamentale questa del portiere bulgaro. Ha intuito le intenzioni della giocatrice ospite e ha parato con grande abilità. È entrata Mariniello per la Santarelli Cingoli, ma manovra Merchicchi. Losco, Lain, l'uno contro uno, c'è il fallo di Torelli, c'è il passivo che attende le guerriere, dalle fusine va al tiro esterno della rete, di nuovo avanti la Santarelli Cingoli, Losco ad arginare Velieri, Mariniello sulla linea dei 6 metri in posizione di pivot, esce Torelli, rientra Ciattaglia, posizione centrale del parquet. Sara Bartolucci, Ciattaglia serve Velieri, Sara Bartolucci, Lain con l'ennesima difesa della propria partita. Ciattaglia, Sara Bartolucci, non aggancia Ciattaglia, Losco recupera, Lain serve Bernardelle, ma c'è l'intervento difensivo di Cristalli, il recupero difensivo di Cristalli, che ha capito che quel pallone sarebbe arrivato in quella zona del campo. Cestina un contropiede prezioso le guerriere, ora il cingoli per il meno uno. Cipolloni scambia con Sara Bartolucci, Velieri, Sara Bartolucci, Velieri, Cipolloni in due su di lei, Sara Bartolucci supera Losco, ma c'è Merchicchi ad attenderla, c'è anche il braccio di passivo degli arbitri ad attendere le ragazze del cingoli. Sara Bartolucci col sottomano para di Ulgherova, ma c'è un fallo fischiato ai danni di Bernardelle, ai danni, fallo commesso su Cristalli, ulteriore tentativo per i cingoli, braccio del passivo, palla per Mariniello, ha parato ancora di Ulgherova, decisivo il portiere bulgaro, sta sigillando a doppia mandata la propria porta, la numero 16 di casa. Siamo ancora fissati però sul 20-18, le guerriere per l'ennesima volta in cerca del più 3, dalle fusine, Losco, la palla per Lain che invade l'area dei 6 metri, aveva trovato il gol ma prontamente annullato, di nuovo il cingoli, Sara Bartolucci, Lain sempre pronto ad attenderla,
è rientrata Lenardon, a spazio Lenardon, va al tiro, 7 metri e 2 minuti per Ilaria Lain. È il secondo 2 minuti della sua partita. Andrà dai 7 metri Velieri contro Diulgherova, chiamata l'ennesimo miracolo. Dai 7 metri la mancina contro Diulgherova. Va il tiro ancora Diulgherova, ancora Yvonne Diulgherova. Estremamente decisiva la numero 16, sta parando qualsiasi cosa Yvonne Diulgherova. Decisamente non un 7 metri perfetto quello di Roberta Velieri, ma Diulgherova ci ha messo ancora una pezza. Anna Pozzer, Merchichi, contenuta da due giocatrici ospiti. Sempre 20-18, scorre il tempo, 3 minuti al termine. Merchichi, esce male Cipolloni, ma fa ancora peggio Anna Pozzer a non controllare. Va in contropiede il Cingoli, 3 contro 1. Velieri, serve Lenardon, facile dai 6. Cristina Lenardon, rientrata in campo, segna subito il meno 1. Interrompe il gioco l'arbitro, c'è da asciugare il campo. 2 minuti e mezzo al termine. La netta sensazione è quella che si arriverà all'ultimo possesso con il risultato ancora in bilico. Le guerriere conducono sul più uno, ma l'esito è tutt'altro che certo. È entrata Melanie Young col numero 13 per le guerriere per questi ultimi 2 minuti e mezzo. Le guerriere devono ancora far a meno di Ilaria Lain e attaccare in inferiorità numerica. Con calma le guerriere, anche giocando col cronometro. Losco, Merchichi dalle fusine, ancora per la 6. Merchichi taglia verso il centro, Melanie Young, Merchichi, gol pesante questo, 21-19, Savica Merchichi. Due minuti sul cronometro, Lenardon, il piede di Sara Bartolucci, e con calma, con estrema calma ora le guerriere. Pronta a rientrare la in dopo aver scontato i 2 minuti. Losco con calma alza la linea difensiva al Cingoli. Lenardon a uomo su Merchichi, però si va dall'altra parte. La in appena rientrata, il tiro al palo appena scheggiato da Ilaria Lain. E quindi riparte il Cingoli. Cipolloni, Torelli, è un possesso decisivo questo, deve assolutamente trovare il gol al Cingoli. Torelli, Cipolloni si alza, para Diulgherova, la palla però è buona, anzi no, ancora Yvonne Diulgherova. Un minuto al termine, ora le guerriere Malo possono solo perderla con due gol di vantaggio. Devono gestire queste due reti accumulate negli ultimi minuti. Merchichi dalle fusine, Losco, 40 secondi dalle fusine, Losco, fallo, infrazione d'attacco, ma viene chiamato il time out dall'arbitro perché lo aveva chiamato Diego Menin. Tempismo perfetto per l'allenatore di casa, che ha chiamato il time out probabilmente nel momento migliore possibile, proprio mentre le proprie ragazze stavano per non concludere questa azione d'attacco.
Chiaramente l'esperienza di Diego Menin le ha permesso di chiamare questo time out al limite del passivo per guadagnare ancora qualche secondo prezioso in vista di questo finale di match. Ora la Santarelli Cingoli probabilmente presserà tutto campo, ci sarà un tentativo di recupero disperato. Mentre c'è un'incomprensione in campo, aveva chiamato chiaramente time out Menin. Le ragazze del Cingoli invece pensavano probabilmente che il time out fosse stato chiamato dal proprio allenatore. Però obiettivamente, se il time out è stato chiamato col possesso del pallone, dovrebbe essere sui 6 metri del Cingoli la ripartenza del gioco. Gli arbitri optano, diciamo, per una via di mezzo. 35 secondi al termine, pronto al possesso. Ecco, infatti viene rettificata la posizione, giustamente. Deve gestire le guerriere. Ultimi 35 secondi. Young, Losco, subisce fallo. Dalle fusine. Arriverà presto il passivo. Chiamato uno sfondamento di Bernardelle. Il fallo probabilmente di Losco su Lenardon, di esperienza però. Erika Losco e le guerriere possono congelare questo match. Young non aggancia, ma mancano solo 5 secondi. Ci prova per il gol della bandiera al Cingoli, ma nemmeno questo attacco va a buon fine. Le guerriere possono esultare, 60 minuti ci sono voluti per decretare un vincitore. Onore alla Santarelli Cingoli per aver giocato alla pari questo match. Si abbracciano le giocatrici di casa, che possono liberare la tensione, possono festeggiare i primi due punti storici nella propria avventura in Serie A Beretta. I primi punti nella storia delle guerriere Malo, nella massima serie italiana. Per il Cingoli invece la consapevolezza comunque di essersela giocata alla pari contro la formazione di casa. Era uno scontro diretto, erano punti pesanti quelli in palio e sicuramente non poteva iniziare meglio l'avventura delle guerriere Malo, che ricevono l'applauso da parte dei pochissimi addetti ai lavori e sostenitori, pochi a cui è stato permesso l'accesso al Pala dell'Edda. Delusione comprensibile in panchina della Santarelli Cingoli per aver probabilmente gestito male questi ultimi attimi del match. C'è da dire che però di fronte c'è stata una Yvonne Dulgherova straordinaria, ha alzato il numero delle proprie parate nel secondo tempo, è stata assolutamente decisiva nell'economia del match. Ha riuscito a compensare probabilmente anche una carenza di gol che c'è stata da parte delle guerriere Malo nell'ultima fase del match. Sicuramente decisiva di Dulgherova tra i pali, decisiva anche Savica Merchichi, che si è caricata di numerose realizzazioni nell'altra metà campo. Ricapitoliamo il punteggio di questa prima giornata di campionato della Serie A Beretta. Guerriere Malo battono la Santarelli Cingoli 21-19. Un ringraziamento a Antonio Zaccaria alla telecamera e un saluto da Alberto Braioni a tutti gli amici di Eleven Sports che hanno seguito il match. E a risentirci alla prossima.